favorire il più possibile la conoscenza delle culture dei popoli migranti che arrivano nel nostro paese e fare in modo così di superare quelle paure e quelle diffidenze e pregiudizi verso una società che di fatto è in continua evoluzione e si riconosce sempre di essere sempre più multiculturale. Il MIBACT ha stanziato 800.000 euro attraverso due bandi da 400.000 euro ciascuno, uno per il cinema e uno per lo spettacolo dal vivo. Sono stati finanziati 45 progetti su 1.000 totali che sono arrivati. Questi numeri testimoniano indubbiamente il successo e il grande interesse suscitato dall'iniziativa. Per questo motivo chiediamo al Ministro se intenda riproporre anche per il 2017 il bando Migrarti, pensando eventualmente di ampliare la platea dei partecipanti e coinvolgendo delle altre comunità straniere. Grazie. La Ministra per le Riforme Costituzionali e i Rapporti col Parlamento, onorevole Maria Laura Boschi, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, ringrazio anche l'onorevole interrogante per aver posto questo quesito e aver offerto la possibilità, diciamo, di trattare questo argomento che è, diciamo, indirizzato al Ministro della Cultura che sostituisco, ma che in parte poi riguarda anche la collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con l'UNAR, quindi con il Dipartimento delle Pari Opportunità. Il progetto Migrarti 2016, che veniva ricordato dall'onorevole interrogante, effettivamente ha visto la possibilità di 800.000 euro messi a disposizione attraverso bandi che hanno portato ad elaborare una serie di progetti in ambito cinematografico e culturale che hanno avuto come obiettivo principale quello di cercare di creare una cultura e uno scambio anche rispetto alla conoscenza di nuovi italiani e delle comunità straniere presenti nel nostro paese, soprattutto rivolto ai giovani e alle cosiddette seconde generazioni. Quindi un progetto che ha consentito anche partenariati importanti, non soltanto tra diversi enti locali e diverse istituzioni, ambasciate, Ministero della Giustizia, ma anche attraverso mondo dell'associazionismo, sia laico che confessionale, che ha avuto effettivamente delle partnership importanti. In particolar modo alcune comunità, come quella cinese, rumena, del Bangladesh, si sono particolarmente impegnati nell'ambito di questi progetti. Proprio a seguito di una valutazione positiva, diciamo, del lavoro svolto nel 2016, è stato deciso di riproporre la disponibilità di risorse anche per il 2017 e per il 2018 attraverso sia risorse del MIBACT sia risorse dell'UNAR. Insieme le risorse saranno quasi raddoppiate per il 2017 e il 2018 rispetto a quelle che erano state messe a disposizione quest'anno, quindi saranno 1,5 milioni nel 2017 e 1,5 milioni nel 2018, come ha anticipato anche il ministro Franceschini. Tra l'altro, il premio Migrarti ha poi comportato un coinvolgimento delle scuole e anche proprio l'istituzione di un premio per individuare poi quest'opera che è stata realizzata e che ha rappresentato fisicamente, plasticamente il premio, che nell'ambito della mostra di Venezia è stato poi consegnato attraverso il lavoro svolto dalla giuria presieduta da Ospetec, che poi anche nei prossimi anni continuerà ad essere un elemento importante nell'ambito del festival. E ricordiamo che anche in questa settimana, in occasione della Festa del Cinema di Roma, ci sono iniziative connesse comunque a Migrarti, a questa esperienza, che sono tuttora in corso e che stanno vedendo una grande partecipazione, anche lì una partnership importante con il mondo della scuola. La ringrazio. Ha facoltà di replicare l'onorevole Coscia per 2 minuti. Prego. Grazie Presidente, grazie signora Ministro, siamo molto soddisfatti della risposta e rassicurati dal fatto che si vuole non solo riproporre questa opportunità, ma anche di mettere a disposizione più risorse, perché come lei diceva nel nostro paese già da molto tempo pensiamo che la presenza di tanti, di migliaia e migliaia di migranti, soprattutto giovani, siano un'opportunità ed una ricchezza per il nostro paese e che appunto soprattutto i giovani appunto della seconda generazione sono italiani, diciamo, seppur non riconosciuti a tutti gli effetti.